Salve a tutti cari e care, allora piccola intro, in questo video vi voglio mostrare come realizzare una piega liscia, setosa, ma comunque non effetto spaghetto, quindi diciamo una piega che si può realizzare ogni qualvolta voi laviate i capelli, anche perché a mio parere è la soluzione migliore per non rovinarli. Faccio questo video perché mi è stato richiesto da molte di voi ragazze che mi vedete sempre nelle fotografie con i video così, diciamo, sul mosso, e quindi appunto ho pensato di farvi vedere questo video, quindi come mi faccio da sola i capelli. Un tempo utilizzavo spessissimo la piastra, perché tra l'altro vedrete nel video, io sono riccia ragazze, quindi io ho ottenuto un risultato di questo genere con un riccio di base, quindi devo dire che ecco, lo potete fare, chiunque di voi può fare questa piega. Sembra difficilissima, anch'io dicevo ai tempi: no, non riuscirò mai a farmi la piega da sola, devo farmi per forza la piastra. Invece con la piastra mi sono rovinata i capelli, ragazze, ho dovuto tagliare pezzi di capelli così. Quindi provate anche voi a convertirvi al phon e alla spazzola, che saranno appunto le uniche due cose che vi serviranno per realizzare la vostra piega. Poi ovviamente ci vogliono delle molle, e io ho utilizzato un olio che è questo qui della Nature's, che è buonissimo, anche un ottimissimo inci, mi sembra che su Beautiful, che è appunto l'app con cui controllo le cose, i prodotti, abbia addirittura 5 stelline. È olio di argan puro bio ed è di questo marchio qui, che è di Nature's, è davvero davvero fantastico. Basta conoscere alcuni trucchetti per faticare meno, riuscire a farsi la piega perfetta in meno tempo. Quindi io vi lascio direttamente al video, fatemi sapere che cosa ne pensate, e se vi piacciono appunto anche i miei video per quanto riguarda la hair routine, quali altri video vorreste vedere. Io pensavo di fare la mia hair routine, hair care. Non so che cosa ho detto, ok? Quindi i prodotti che sto utilizzando ultimamente, da quando li ho rossi, eccetera. Vi mando un grosso bacio e vi lascio al video. Bye! Ed ecco qui mi sono appena appunto lavata i capelli, e adesso vado ad applicare questo olio puro bio, appunto di Nature's, e ne applico 2-3 pompatine, non di più, perché è davvero davvero oleoso per l'appunto, poi essendo naturale appunto è molto nutriente, quindi non andiamo ad ingrassare troppo i capelli. Ora, con questa fantastica spazzola con il microfono dietro, che utilizzo spesso per cantare, vado a pettinare i miei capelli, passaggio importantissimo perché non dobbiamo avere nodi. E ora, con un phon molto potente, ci serve questo phon, vado ad asciugare i miei capelli a testa in giù, così da creare appunto un maggior volume sulle radici. Ora vado a dividere a sezioni la mia testa, in sostanza, e inizio dal basso. Pettino nuovamente le ciocche, non dobbiamo incontrare nodi durante la procedura della piega, e con questa fantastica spazzola che ha questa base in ceramica, quindi non in alluminio, quindi rovina meno i capelli, e il mio phon, come vi dicevo prima, potente e con il beccuccio che spara proprio l'aria. Ecco, questi sono i trucchi per far sì che la piega venga meglio, per ottimizzare i tempi. Andiamo a prendere la ciocca in questa maniera qui, come vi ho mostrato, e ad asciugare sostanzialmente la parte delle lunghezze, delle punte ce ne occupiamo successivamente. Come potete vedere, prima l'ho fatto da un lato per creare volume, e adesso ovviamente per chiudere le cuticole anche sopra, quindi per renderli più lucidi, vado a prendere la ciocca da sotto sostanzialmente. Come vi dicevo, le punte le facciamo successivamente. Come avete visto, le ho arrotolate attorno alla spazzola in puro stile bigodino, bigodino style tutta la vita, yeah, e vado ad asciugarle, e come potete vedere questo è il risultato finale. È un liscio setoso morbido con appunto queste onde morbide molto naturali. Continuo così appunto con tutta la mia testa, quindi io prendo ciocche larghe come la spazzola, non di più, altrimenti i capelli non si asciugano bene. Li arrotolo così attorno alla spazzola, così che
riesco a tirare di più la ciocca faticando meno, come vi dicevo, e il segreto è asciugarli comunque molto bene. Questo è il segreto per evitare il crespo, bisogna asciugarli bene. Se i capelli rimangono umidi, poi la piega se ne va a quel paese e ritorna il crespo. Come vedete, altro trucchettino, vado appunto a scaldare le punte sulla spazzola e adesso ho schiacciato quel pulsantino lì azzurro che fa sì che esca l'aria fredda e dopo averle scaldate le raffreddo. Ve lo assicuro, lo fanno le parrucchiere, cioè lo insegnano alla scuola di parrucchiere. Prima si dà la forma alle punte con l'aria calda e successivamente le si raffredda con l'aria fredda, così rimangono di più. Continuo così ovviamente per tutta la testa. Per quanto riguarda invece le ciocche superiori, quindi quelle che mi interessano di più, le divido, come potete notare, in sezioni molto più piccoline, perché devo essere un po' più precisa, e vado a concentrarmi soprattutto sull'effetto volume. Quindi vado ad asciugare sotto come prima cosa e asciugo sopra, vedete, come secondo step. Per quanto riguarda le punte, potete farle sia all'esterno sia all'interno, come preferite. Io preferisco farla così, all'interno. Vedete che il risultato è proprio un liscio morbido e che sembra quasi, anzi sembra naturale. Io ragazzi vi mando un grosso bacio, spero che il video vi sia risultato utile. Ciao a tutti da Erichioba, bye!